nostro pane si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Mister, dal risultato sembra che sia stata una partita molto facile, è così? No, assolutamente no. Il primo tempo è stato giocato a un buon ritmo. Non dimentichiamo che loro sul 2-0 nostro hanno sbagliato un calcio di rigore dove potevano riaprire la partita. Poi siamo stati bravi noi a fare subito il 2-0 e il 3-0 all'inizio del secondo tempo, e da lì poi diciamo la partita è andata a poco a scemare. Abbiamo visto nei ragazzi una voglia di continuare a giocare, di lottare sempre e soprattutto di rimanere concentrati anche sul 6-0. Questo è lo spirito giusto? Ma sì, hanno avuto la mentalità giusta per affrontare un derby. Nel derby non c'è una diversità di squadre. Le partite sono sempre a se stesso. Quindi hanno dato il massimo. Hanno dimostrato che hanno voglia di questi playoff e quindi continuiamo così. Se non ricordo male, la quarta vittoria con il pari contro l'Orsa, dunque 5 risultati consecutivi utili che vi permettono di scalare ulteriormente la classifica. Sì, ad oggi siamo terzi, a pari merito con l'Academy. Dico, ora abbiamo una partita importantissima sabato a Saponara e poi giochiamo in casa, abbiamo lo scontro diretto in casa contro l'Academy. Noi ci alleneremo per chiudere il girone di ritorno a ridosso delle prime due. Come vedi comunque la squadra? Bene, vogliosa e atleticamente fresca e ha delle idee che a me piacciono tantissimo. Unica nota stonata forse il pubblico, la città di Patti non risponde ancora al meglio, perché? Ma questo non lo so, poi la giornata oggi era anche bella e la partita interessante. Questo dipende anche da noi, dobbiamo cercare di ricreare quell'entusiasmo che c'è stato negli anni passati e speriamo che il pubblico sia man mano sempre più numeroso. Se Maddamo, alla fine un 6-0, un risultato molto pesante per il Montagnariale, ma che premia i vostri sforzi e soprattutto la vostra concentrazione in campo. Sì, siamo molto contenti per questo risultato. In settimana abbiamo cercato insieme al mister di preparare la partita al meglio e siamo contenti dei 3 punti. Forse il Montagnariale aveva parecchie assenze per potervi impensierire? Sì, purtroppo erano delle assenze abbastanza pesanti, però noi abbiamo cercato di affrontare la partita con umiltà e con concentrazione e grazie a questo siamo riusciti a fare un'ottima prestazione. Ho visto che in campo vi trovate a meraviglia, tu, Christian Spanò, qualche altro tuo compagno, ormai giocate quasi a memoria. Sì, ci troviamo abbastanza bene, negli allenamenti cerchiamo di trovarci, di provare, ora è rientrato anche Vincenzo, siamo molto contenti, Giacomo, ma comunque tutta la squadra andiamo bene, siamo un bel gruppo. E hai segnato oggi, anche se prima ci avevi provato sul calcio di punizione, la tua specialità, poi hai trovato un grandissimo gol comunque ugualmente. Sì, sono contento per questo gol, ma soprattutto per la squadra. Cerchiamo di andare avanti, non è importante segnare, l'importante è vincere. E a proposito della classifica, come la vedi adesso? Si sta mettendo bene per voi? Sì, siamo lì, non abbiamo un obiettivo in particolare, pensiamo partita dopo partita e il girone di ritorno vediamo a cosa possiamo ambire. Per chiudere una domanda personale, come ti stai trovando in questo ambiente con i tuoi compagni, con la società di Patti? No, benissimo, sono contento, ho fatto una scelta di cuore, ringrazio i fratelli Giarrizzo e la dirigenza e speriamo di continuare così.
SRL incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.